Piazza Grande, un'iniziativa di sensibilità. ringraziamento speciale voglio fare a tutti voi che siete intervenuti e a Paola Tognocchi, che vi rappresento, oggi è in triplice veste come consigliera di Una Donna Italia, quindi insomma, è una bella carica, è la nostra coordinatrice della rete Europa Donna Umbria, perché in Umbria abbiamo un coordinamento di rete, quindi è la nostra coordinatrice, e anche malata metastatica. Posso dirlo perché glielo ho chiesto, quindi insomma oggi Paola sarà un valido supporto. Di nuovo grazie, ve lo voglio dire anche a nome delle 45.000 donne che combattono ogni giorno con la malattia metastatica, una malattia che non è guaribile, però fortunatamente è curabile, questo è fondamentale. Allora, la nostra associazione, premetto che è un'associazione che si occupa di tutte le patologie tumorali, quindi facciamo progetti e servizi da 27 anni per tutti i pazienti con vari patologie tumorali e per le loro famiglie. Oggi però faremo il focus su questa particolare malattia che è il tumore al seno, anzi forse sarebbe un tumore del seno, no? Che sono nati. Perché i 13 anni delle famiglie avevano la possibilità di fare l'iniziativa, quindi facciamo, ma questa è una settimana comunque dove tutta Italia, tutte le associazioni che fanno parte del capo alla Nuova Donna faranno delle iniziative di sensibilizzazione. Mario Zavano. Allora, proseguiamo ora con altri due brani. Piazza Grande, brano del 1972, canzone simbolo di Lucio Dalla, una ballata sulla ricerca dell'amore. L'atmosfera nostalgica e il linguaggio semplice ci permettono di camminare accanto a questa artista bohemienne, girovago, in cerca d'amore non soltanto da ricevere ma anche da donare. Vi presenteremo poi Donne, brano di Zucchero del 1985, una delle più belle canzoni proclamate come inno della bellezza femminile, in tutte le sue sfaccettature. È un rendere omaggio alla forza delle donne e alla loro sofferenza. Allora, a questo punto ci viene ascoltare Paola, come ho detto prima, che è presente in Grazie Aura, allora, intanto grazie dell'invito, vi auguro che non sul cancro. Io sono Paola, mi ha presentato già lei, sono la coordinatrice regionale di Prova Donna Umbria. Siamo 10 associazioni costituite nel 2017 con la voglia di migliorare il percorso delle pazienti con tumore al seno in tutte le sue fasi in Umbria, prendendo spunto appunto da un lavoro a livello ministeriale per fare la roba parlamentare. Ora già detto moltissimo, quindi cercherò di non ripetere ciò che lei ha detto, anche se in certi contesti ripetere serve a chiarire e capire meglio il concetto. Con la metastatica, cioè la voce, cioè il marito che sta subito di la sua voce, grazie. Un tumore metastatico, il tumore al seno metastatico è una condizione un po' nuova, nel senso che non è che non c'era prima, è che prima non si sopravviveva al tumore al seno metastatico, nel senso che si prendeva, ci si ammalava di tumore al seno e purtroppo non c'erano cure che ci davano la sopravvivenza a lungo nel tempo. Bene? Io personalmente sono tra le più fortunate perché mi sono ammalata a 43 anni e mezzo, quindi fascia rischio 45-55 è la mediana nazionale, però dopo 5 anni di percorso ineccepibile, ho fatto la mastectomia e tutto il percorso non chemioterapico, perché il mio tumore, come diceva Laura, vari tumori al seno, perché a seconda che risponda a una cura ormonale o a una chemioterapia, o adesso sono uscite anche cure biologiche, e fortunatamente la ricerca si sta impegnando tantissimo per trovare sempre nuovi farmaci, soprattutto la combinazione di un farmaco con l'altro che tempo fa non avveniva. Quindi tutto questo ha portato una lunga sopravvivenza al tumore al seno. In un caso su 3 delle donne operate al seno capita, possiamo giocare con calcio penso, capita che il tumore non si ferma in quella fase, quindi va spostandosi in vari organi del corpo, quindi migra, quindi le metastasi, metastasi invece sono metastasi, quindi punti focali di malattia in altri seni, non più nel seno. Nel mio caso è osseo, quindi la cosa è stata facilmente trattabile, anche perché ero nel famoso periodo di osservazione, no? In 5 anni di osservazione, questo aiuta a prendere eventualmente delle metastasi a scoprire per tempo, perché c'è proprio un'osservazione storica. Sono in chemioterapia, la ricerca, come ho detto, va avanti, infatti la mia chemioterapia è compresse, altro trauma che non ho vissuto, perché anche quello è un momento doloroso di più, perché oltre alla femminilità della, diciamo, trasformazione a livello del seno c'è anche la trasformazione della natura dei capelli, quindi dolore su dolore. Però quello che noi facciamo in Europa Donna è proprio capire i bisogni dei pazienti, e come diceva Laura, e come faccio io nella mia terra per terra di donna, che è un ramo associativo che si occupa di donne con tumore al seno a Terni. Dopo 2 sentenze mi ha detto che è stata una grande soddisfazione anche nel nostro caso. Lo si abbiamo perché adesso, dalla posizione americana e dalla italiana. Lo ricordo per il 12 settembre, un bambino una preghiera alla vita. presenti in noi ogni giorno e parte sempre della nostra vita. vorrei vicino a me il maestro del corpo, Paola. No, e poi aspettato un altro che ho due partiti. Lo decido io. Amico